scuola dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13. Un giorno alla settimana ci fermiamo fino alle 16 e mangiamo in mensa. Io frequento il prescuola. Le educatrici mi aspettano fin dalle 7 del mattino. Io invece mi fermo al dopo scuola, faccio i compiti e gioco. Ci posso stare fino alle 18. Ti ricordi il primo giorno di scuola? Ma certo, le maestre ci hanno accolto in questa grande aula azzurra. Ora c'è una classe per rispettare tutte le regole anti-Covid, ma speriamo presto di usare di nuovo quest'aula per apprendere l'inglese giocando. Per fare attività, per imparare ad avere più fiducia in noi e per stare bene insieme. Per vedere qualche film, ascoltare letture e storie. Ma quanto è bello quando tutti, ma proprio tutti, i bambini della scuola si riuniscono qui per cantare insieme. È vero, e le feste? Che successone ogni volta, tutti ci ammirano e ci applaudono. E il picnic al parco per festeggiare la fine della scuola? Stupendo! Quante cose impariamo dalle nostre maestre! Collezioni spesso indimenticabili. Sono maestre divertenti, ma a volte severe, quando ne abbiamo bisogno. Mi ricordo quando potevamo lavorare in gruppo. Noi ce la mettevamo tutta e che soddisfazioni poi! Quanti lavori creativi abbiamo fatto e possiamo ancora fare! In arte, in tecnologia, in scienze, gli esperimenti, in modellini in miniatura. Il laboratorio di informatica diventerà una vera e propria aula innovativa 3.0. Torneremo presto ad avere la nostra aula di scienze e l'aula di arte, con tanti materiali o strumenti a nostra disposizione. Ci piacciono tutti gli argomenti, soprattutto quando impariamo lavorando insieme. Scoprire la storia, la geografia, imparare la matematica usando tanti strumenti diversi e leggere, inventare e scrivere storie. Amico libro, ma a me non piace tanto leggere, ma ascoltare le letture della maestra, questo sì. Anche andare in biblioteca civica a Basiano o scegliere i libri della nostra biblioteca scolastica. E incontrare gli autori dei libri che leggiamo in classe. Che emozione! Comprare e regalare libri alla scuola nelle giornate di festa di Io Leggo Perché. Quest'anno abbiamo il privilegio di ascoltare storie al telefono. Ogni anno le insegnanti organizzano il campionato di lettura. Bambini di quinta e di prima della secondaria si scontrano a suon di domande e risposte su un libro letto in classe. A noi piace davvero tanto leggere e amiamo i libri. Io sono arrivata in questa scuola in terza e qui ho trovato più amici che mi hanno subito sostenuta e accolta nel gruppo. C'è un bel clima di unione, le maestre sono attente a coinvolgerci tutti e a non escludere nessuno. E quando siamo tristi troviamo maestre o compagni pronti a consolarci. E le coccole dei bidelli, quando stai male, sempre pronti con un tè superlativo. È bello anche tornare a scuola di pomeriggio per i corsi d'inglese, il summer camp, i progetti PON, i corsi per fare i compiti in piccolo gruppo. Quest'anno purtroppo con il Covid non possiamo cambiare di posto, che a noi piace tanto, perché ci permette di conoscerci meglio e di poterci aiutare. Speriamo di poter tornare presto in palestra, incontrare i maestri di judo, basket e pallavolo. Ogni anno ci fanno fare giochi diversi e divertenti. Però possiamo giocare in giardino, facciamo torte di sabbia, corse tra gli alberi, per fortuna abbiamo tanto spazio. Abbiamo una piastra polivalente, dove possiamo correre, saltare con la corda, lanciare frisbee. Quante uscite e gite didattiche, me le ricordo tutte. Pordenone, al Teatro Verdi per Opera Domani, i canti del 4 novembre, i musei, fare il pane in panificio, andare in falegnameria.
Le passeggiate in paese o in montagna o al mare, nelle grandi città come Venezia o Trieste. Le nostre maestre lo sanno bene e lo abbiamo capito pure noi, che non si impara solo sui libri e fare gite è un modo di imparare più divertente. Più istruttivo, più facile da capire, più naturalistico. Vi auguriamo anni gioiosi!